benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In una delle ultime puntate di Reazione a Catena, è successo qualcosa di clamoroso. Un'intera frase dei campioni in carica, i dai e dai, è stata censurata. Non era mai accaduto prima. I campioni erano alle prese con la parola borsetta, e per farla indovinare al loro compagno di gioco, hanno utilizzato un'espressione del tutto fuori luogo, bippata dalla produzione in fase di montaggio. La frase in questione era, cosa prendi alla vecchietta? Frase che ha lasciato basito pure il conduttore Marco Liorni, che ha immediatamente interrotto il gioco. Liorni si è quindi rivolto ai concorrenti con queste parole. Ma che cosa state dicendo? Avete usato parole che non si possono usare, quindi, purtroppo perdete un punto. Il video di quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro del web. Molti sono stati i commenti ironici degli utenti. Insomma, i telespettatori ci hanno scherzato su. Da precisare che i dai e dai si sono subito resi conto dello scivolone e hanno chiesto immediatamente scusa. Il trio alla fine è riuscito a riconfermarsi campione, arrivando a disputare il gioco finale. Ma chi sono i dai e dai? Sono Marco, Simone e Mario, tre giovani arrivati nel programma nella puntata del 1 agosto. Da allora sono riusciti a racimolare un bottino di oltre 70.000 euro. L'ultima vittoria del 13 agosto ha lasciato con il fiato sospeso il pubblico, e li ha visti portarsi a casa un montepremi di 35.000 euro. Tutto al termine di una sfida appassionante, che ha coinvolto parecchio anche il pubblico in studio, che ha riservato loro una standing ovation. Marco, Simone e Mario arrivano da Livorno, e sono accomunati dalla passione per i videogame e per l'informatica. Non è la prima volta che tentano la fortuna a Reazione a Catena. Vi avevano già partecipato nel 2021, ma non andò bene. I tre ragazzi non si sono però persi d'animo, e hanno colto al volo la possibilità di ritentare la sorte nel game show di Rai 1. Grazie alla loro perseveranza, sono riusciti a dimostrare a tutti che chi non si arrende vince. Riusciranno a battere il record di vittorie e di soldi vinti? Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!